Cristiano Vignali per l'agenzia Stampa Italia, siamo qui nell'Hotel Regent di Pescara per la presentazione dell'80° numero dell'Uomo Libero, trimestrale rivista che dirige Fabrizio Fiorini. Lei è un giornalista noto nell'area e non solo della destra sociale e attualmente dirige questa rivista. E ha scritto un suo saggio nella rivista, Il rapido disordine mondiale. Magari per qualcuno che ci ascolta, sia puoi presentarti come giornalista, sia eventualmente ci parli del suo saggio che appunto ha scritto, ha pubblicato nella rivista. Ah, come giornalista è presto detto, perché io amo più definirmi un soldato semplice al servizio della diffusione di queste idee. E ho da qualche anno l'immeritato onore di dirigere una rivista prestigiosa e storica come l'Uomo Libero, e proprio in questo numero abbiamo deciso di trattare questo nuovo elemento che ha fatto irruzione nella vita sociale e politica dei popoli, che è quello del tempo, della rapidità e soprattutto della rapidità nei processi di degenerazione. Processi degenerativi che fino a poco tempo fa richiedevano mesi, anni, decenni addirittura, adesso richiedono spesso giorni se non settimane. Quindi i tempi si sono velocizzati, il tempo Velocizzati, scorre, i processi velocizzati. storici arrivano molto più velocemente rispetto al passato, o Molto più meglio. velocemente e soprattutto in senso negativo, perché se prima la percezione di un significato degenerativo in una nuova moda sociale, in una nuova tendenza politica, potesse richiedere in passato degli anni, adesso addirittura in pochi mesi vengono imposte dei nuovi schemi politici, dei nuovi schemi culturali, nel più totale disinteresse da parte dei cittadini, da parte del Secondo popolo. lei, questi equilibri che non fanno a tempo a crearsi proprio per questi rapidi stravolgimenti, da cosa dipendono? Quali fattori influenzano? Lei si è posto questa Sì, domanda nel certo, suo saggio? non è una cosa caduta dal cielo, stanno raccogliendo i frutti di un lavoro pluridecennale di propaganda. Nell'arco di questi ultimi decenni, che distanziano il dopoguerra dagli anni attuali, è stato fatto un minuzioso lavoro di propaganda per farci considerare normali o addirittura ineludibili, dovuti, dei processi degenerativi che fino a pochi anni fa sarebbero stati considerati allucinanti o comunque al di là di ogni logica. Dunque, ovviamente poi i lettori, chi vorrà potrà leggere questa rivista che come si distribuisce? È distribuita principalmente per abbonamento, oppure abbiamo delle librerie a noi vicine che fanno questa encomiabile opera di diffusione. Principalmente cerchiamo di diffonderla appunto ai nostri abbonati, cercando di conquistarne sempre di nuovi e cercando di diffonderla anche nelle biblioteche di tutta Italia. Ringraziamo il giornalista Fabrizio Fiorini, da Cristiano Vignali è tutto qui dall'Agenzia Stampa Italia, qui dall'Hotel Regent di Pescara. Grazie a voi. Grazie.